C'è grande attesa, grande fermento e molta curiosità nell'attesa di vedere come sarà questa Fanum Fortune, la Fano dei Cesari 2018, che sembra sulla carta ritornare in grande stile e con rinnovato entusiasmo da parte delle istituzioni e degli organizzatori, ma anche dei fanesi che, divisi nelle quattro fazioni storiche, cinghiale, lupo, volpe e delfino, si sfideranno nelle gare in programma per aggiudicarsi la miglior posizione nella parata storica. Un ritorno in questa città della fortuna che sembra entusiasmare di più del carnevale dal punto di vista del coinvolgimento personale e della voglia di vestirsi a tema, sicuramente di quello estivo, ma ancor di più di quello invernale, a giudicare dalla frenetica attività delle sarte che non sanno come esaudire la richiesta crescente di costumi e abbigliamento a tema, per potersi vestire e calarsi ancora di più nell'atmosfera dell'epoca romana, per l'appunto, dove Fano, con 2000 anni di storia, ha tanto da dire. Quello che mi piace sottolineare è l'atmosfera che si viene a creare, una città che si trasforma, si addobba richiamando gli antichi fasti romani, con una partecipazione al di là delle aspettative, quindi ci sono tutte le condizioni perché sia veramente una grande Fanum Fortunae, Fano dei Cesari. Un programma fittissimo messo a punto dagli organizzatori che viaggia su due binari ben distinti, come ha detto e tenuto a sottolineare l'assessore al turismo e alla cultura Marchegiani nella conferenza odierna di presentazione. Il primo, quello culturale, rievocativo, con incontri ed approfondimenti sulla Fanum Fortunae vitruviana, ed il secondo, sicuramente ludico e spettacolare, dove ogni fascia d'età trova la sua giusta collocazione e molto altro. È una città che cambia forma, ma con un programma anche molto interessante. L'arena, come la conoscevamo, parte dal giovedì e da lì avremo la Fano dei Cesarini, avremo il venerdì i Ludi dei Giovani, un bellissimo concorso, quello di Miss Fanum Fortunae, grazie alla collaborazione con Pink Eventi e quindi tante ragazze che si contenderanno l'elezione della Miss. Un sabato con le fazioni che si contenderanno una disputa artistica con degli spettacoli davanti all'Arco d'Augusto. Un sabato sera che prenderà forma con la Notte degli Dei, una serie di spettacoli, di eventi che avverranno nella città, e un evento centrale che è Baccanalia nella zona del Pincio con del buon cibo romano. Quest'anno in collaborazione con noi avremo il ristorante Montecucco, quindi della carne a chilometri zero, e quindi venite a mangiare anche in questo bel Termopolium, si chiamava nell'antica Roma, quelli che oggi sono gli stand enogastronomici. E una domenica l'abbiamo chiamata in pompa magna con la parata storica delle fazioni che prenderà via verso l'ora di cena, verso le 20:30, dove lì avremo veramente il massimo dell'espressione dei rievocatori romani, circa 200 rievocatori che percorreranno praticamente la parata, e poi la parata storica delle fazioni, e si chiuderà con la corsa delle bighe.